Buongiorno, l'oggetto di questo breve intervento è la letteratura cristiana antica. Di cosa si tratta e perché vale la pena di studiarla? Aggiungo anche che cosa comporta sul piano sia formativo, letteratura cristiana antica è una disciplina universitaria, sia sul piano culturale. Per dare risposta a questa domanda, è necessario introdurre preventivamente un semplice esempio. Un esempio che richiede, per essere svolto, di prestare attenzione o immaginare o richiamare alla memoria una statua di legno. Immaginate, appunto che di fronte a questa statua di legno, venga chiamato un botanico ad esprimere un giudizio. Dopo averla analizzata, certamente questo nostro fittizio interlocutore attirerebbe la nostra attenzione sulla disposizione dei nodi, seppure ve ne sono in quel pezzo di legno, sulla andatura delle venature, sul colore, sulla punta di colore di questa porzione di legno, sulla sua durezza, sul suo peso, sulla sua densità, eccetera. Insomma, recepirebbe e analizzerebbe quegli elementi utili o consueti per lui e funzionali globalmente a riconoscere il legno, a dare un'origine alla pianta da cui è stato tratto quel blocco di materia scolpita, a dirne se possibile anche l'età per via dell'invecchiamento del materiale. Insomma, ci parlerebbe di quella materia lignea, secondo ciò che è abitudine, costume e anche oggetto specifico, della sua disciplina. Se poi, al cospetto di quella statua, chiamassimo uno storico dell'arte, beh, la riflessione sarebbe a questo punto totalmente diversa. Le modalità tecniche di realizzazione, lo stile d'appartenenza, forse se si tratta di un buono storico dell'arte, anche addirittura la mano dell'artigiano che ha scolpito quel pezzo. Certo, tanto il botanico sa recepire la bellezza di una statua, ove ve ne sia, tanto lo storico dell'arte è consapevole di quanto le informazioni che il botanico può dare siano utili per il suo mestiere e per la possibilità di collocare nella storia, nel tempo, in una cultura, quell'oggetto. D'altra parte vi è che questi approcci sono profondamente diversi tra loro, pur essendo uguale la statua, pur essendo immutato, persistente l'oggetto. Ecco, quando noi pensiamo al posto di quella statua, se mi perdonate l'esempio, all'insieme di tutti quei cristiani che tra primo e sesto secolo scrissero testi, ci accorgiamo che di loro si interessano perlomeno quattro specialisti. I primi sono coloro che insegnano patrologia. La patrologia è una scienza teologica ed è quella scienza teologica, seppure si accetta questa definizione, quel sapere meglio teologico, che riflette su coloro che sono definiti padri della Chiesa, cioè quegli autori il cui pensiero è riconosciuto. Riconosciuto come ortodosso, che hanno dato vita, esattamente come i genitori, oggi giustamente si sottolinea che purtroppo non molte, ma vi furono anche madri della Chiesa e proprio di queste donne cristiane, parleremo poi con Elena Giannarelli. Ecco, sta di fatto che questi genitori della Chiesa,
sono considerati tali perché i primi ad aver fatto del Kerygma, della buona notizia, del Vangelo di Gesù, il Cristo e della sua Pasqua, una teologia, un culto, una prassi ecclesiale, un'idea stessa di Chiesa. Ecco, la specificità della riflessione che la patrologia conduce è data dal fatto che nella teologia cattolica, per esempio, nulla della tradizione può andare perduto, perché la tradizione è un luogo di rivelazione, è il luogo in cui lo Spirito Santo visibilmente ha manifestato la sua cura per la Chiesa, proseguendo la rivelazione. Dunque nulla di questa storia, nulla di ciò che in questo tempo è avvenuto nell'ortodossia, nulla di tutto questo non solo può andare perduto, non è solo un ricordo di famiglia, ma continua a rimanere vivo. Il pensiero dei padri della Chiesa è un pensiero attuale, vincolante proprio sul piano formale, sia della discussione sia della prassi. Pensate al caso del dibattito sul diaconato femminile che ha avuto negli anni scorsi proprio innanzitutto un quesito ad una commissione di patrologi che avevano il compito di dire se nelle origini cristiane quest'uso fosse o meno attivo, come in effetti era e come possiamo documentare, proprio perché quel tempo passato continua a essere vivo dal punto di vista, parliamo di ideali ovviamente, continua a essere vivo nella vicenda della Chiesa. Questo dal punto di vista teologico, in maniera molto sbrigativa, e noi possiamo definire patrologia. Un discorso che a tratti funziona anche presso le chiese riformate, le teologie della riforma, e che quindi pone il suo accento innanzitutto sulla attualità teologica di questo pensiero cristiano delle origini. Prossimamente, ma in maniera difforme, dobbiamo considerare un'altra disciplina, la patristica. Ora, enuncio delle differenze che spesso tendono a sfumare nella realtà, ma che dal punto di vista teoretico, dal punto di vista epistemologico, o se vogliamo essere più semplici, dal punto di vista della costituzione ideale di queste discipline, sussiste e si dovrebbe conoscere. La patristica è semplicemente il nome che si dà a una pagina, scusate, della storia del pensiero umano, ed è il nome che viene conferito alla pagina scritta dai cristiani tra il primo e il sesto secolo. Che differenza c'è? Beh, come tutte le pagine della storia del pensiero, o della storia della filosofia, se vogliamo usare una concettualizzazione un po' più contenuta, si tratta appunto di pagine che la storia ha già voltato, che non hanno più né un carattere di attualità, se non per via del debito culturale che il passato, di credito culturale, scusate, che il passato può rivendicare agli occhi del presente, ma non si tratta di un vincolo, men che meno si tratta di un presupposto di attualità. La patristica, come la storia dell'aristotelismo, del positivismo, scegliete voi una stagione del pensiero umano, dunque analizza, documenta, ricostituisce lo sviluppo, il dibattito, la storia delle idee che ebbe luogo nelle origini cristiane. Dunque vedete due discorsi molto simili, ma in realtà con un presupposto di, diciamo così, peculiarità per ciascuno. Accanto a questi primi due modelli, modelli interpretativi delle origini cristiane, se ne contano però almeno altri due.
Vi è l'approccio storico-critico, quello della storia delle origini cristiane, che sfrutta questi autori e la loro opera più ancora che per la ricomposizione delle loro idee, per la ricostruzione, della vicenda storica di quell'epoca. Poi, certo, pensare a una storia priva di idee, o lasciatemi anche aggiungere, a delle idee fuori dalla storia, è un tentativo rischioso e spesso infruttuoso. La storia e le idee radicano l'una nelle altre, le altre nell'una. Ma vi è che nella differenza di approccio ci sono delle priorità. Ecco, la storia delle origini cristiane ha come priorità quella di ridar vita a quel mondo, al mondo delle relazioni, dei conflitti, degli scontri, degli sviluppi, che si possono riscontrare nella vicenda dei cristiani nei primi 6 secoli. Pensate solo al passaggio tra il cristianesimo avversato dall'impero, ma il cristianesimo assunto, potremmo dire quasi divorato dall'impero cristiano che Costantino ipotizzò, architettò. Ecco, questi passaggi, questi tornanti della storia cristiana vengono studiati a partire molto spesso dai testi che furono prodotti in quei secoli, e certo senza limitarsi alle idee, ma anche cercando di restituire corpo a quelle vicende, a quei conflitti, ma anche solo all'ampiezza, all'incidenza di quelle comunità, di quelle chiese, di quelle figure. Quindi un approccio ancora diverso dagli altri. E infine, finalmente, veniamo al nostro, quello della letteratura cristiana antica. Per molti la letteratura cristiana antica è semplicemente lo studio di tutte quelle opere che nell'antichità riguardano o riflettono su Gesù. Su Gesù, il Cristo, sulle sue chiese, sulla prassi dei suoi discepoli, eccetera, eccetera. Sarebbe cioè una letteratura nata in omaggio a un argomento. E di più un argomento religioso. Si tratta di una definizione che non funziona, inadeguata a dare lo specifico della letteratura cristiana antica. Lo si capisce per due elementi. Primo, letteratura cristiana antica è il nome di un settore scientifico disciplinare dell'università italiana, che è un'università laica, non nel senso che sia avversa a ciò che è religioso, ma nel senso che non è un'università di tipo religioso. E quindi la prima domanda è: che senso ha una disciplina che fosse nata da un criterio, da un vettore religioso dentro l'insegnamento di un istituto, di un'università laica? Certo che il criterio religioso è importante nella letteratura cristiana antica, ma non ne costituisce la sussistenza metodologica, la sussistenza disciplinare. Lo si capisce anche per altra via, però non esiste, se non come insegnamento accessorio e ove si è attivata una storia del romanzo d'amore, una storia del libro giallo, una storia scegliete voi un genere letterario o anche solo un argomento, che ne so, la storia della letteratura di caccia e pesca. Non esistono questi insegnamenti, se non come esemplificazioni accessorie, perché vi deve essere un fondamento obiettivo, non di contenuto, per gli insegnamenti universitari. E qual è l'obiettivo? Cioè qual è l'elemento che identifica e caratterizza la letteratura dei primi cristiani, se non l'argomento contenutistico che abbiamo visto dobbiamo scartare. Ve ne sono diversi, vorrei attirare la vostra attenzione su due. Per prima cosa, i cristiani scrissero, cioè ebbero una modalità di scrittura peculiare.
La letteratura cristiana nasce come una scrittura collettiva, scrittura di intere comunità. Pensiamo, faccio l'esempio più semplice, a quello dei Vangeli canonici, che sono il prodotto e i custodi della fede di intere comunità, di interi gruppi. Nascono come prodotto di scrittura collettiva e sostituiscono i tipici caratteri letterari di autore e testo a caratteri peculiarmente religiosi di Dio stesso, che è l'ispiratore di questi scritti, e appunto di fondamento religioso. Sono scritti che importano non per la loro consistenza letteraria, ma per l'uso, per il valore che ai contenuti viene attribuito. Mentre il mondo antico già conosceva il concetto di autore, il concetto di testo. Anche noi oggi, se una pagina dei Promessi Sposi non ci risultasse gradevole, non penseremmo neanche lontanamente possibile di modificarla, perché quel testo è definito, è fissato in quanto documento letterario, non documento di valore, come esito della scrittura e del pensiero di un autore ben preciso. Ecco, queste comunità sostituiscono dei caratteri letterari con dei caratteri religiosi e teologici. Ne nasce un modo di scrivere, un modo di trasmettere ciò che è scritto, un modo di usare ciò che è scritto, caratteristici. Nasce, in altri termini, una cultura letteraria alternativa a quella che era tipica nel mondo greco e latino. Ed è una cultura letteraria che continuerà a produrre frutti per lungo tempo. Tant'è che la letteratura cristiana antica non è semplicemente la letteratura del primo secolo, ma arriva a spingersi fino al V-VI secolo. Ma poi vi sono anche altre caratteristiche tipiche. Questa è l'unica letteratura insegnata in tutta l'università che non è basata su un vettore linguistico. Pensate letteratura italiana, letteratura francese, letteratura tedesca, letteratura latina, letteratura greca. Mentre la letteratura cristiana antica è una letteratura plurilinguistica, cioè va ad analizzare tutti quegli scritti che appartengono a questa cultura letteraria e che non sono propri solo di un vettore linguistico. Non è una letteratura solo del greco antico, del latino, del copto, del siriaco, del georgiano, dell'armeno, eccetera. È una letteratura translinguistica ed è addirittura l'unica letteratura che ha prodotto nuovi idiomi. Anche questo seppe fare la letteratura cristiana antica. Dunque, è una letteratura che non è insegnata, che non è studiata perché parla di Gesù, perché parla della Chiesa. Certo, l'argomento è quasi sempre un argomento religioso, non esclusivamente per la verità, ma quasi sempre un argomento religioso. Ma è una letteratura, è una disciplina che esiste perché è incuriosita, è aggregata, è orientata a conoscere e a definire, a studiare questa particolare cultura letteraria. Una cultura letteraria che non conosce paralleli nel mondo antico e che produce risultati che, non per il contenuto, ma per le tipicità letterarie, sono uniche nel panorama della storia umana. Dunque, vedete, lo stesso scritto, lo stesso autore, può essere studiato in modi molto diversi. E certo, esistono delle intersezioni. Qualsiasi critico della letteratura cristiana antica si lascia appassionare dalle idee, dallo sviluppo di queste idee, e non di rado anche dalla persistenza che queste idee antiche continuano ad avere nel presente, per tacere degli influssi che ebbero sulla storia del passato. Ed è ovvio che questa curiosità, questo dibattito, questa vivacità è la base di qualsiasi confronto scientifico. Però va mantenuta un po' di pulizia intellettuale, va compresa la distinzione che articola questi diversi approcci al testo cristiano antico. È importante perché
Dove si porta ordine, le differenze diventano ricchezza. Dove si tralascia di dare una disciplina e un ordine, a ciò che si osserva, la ricchezza si trasforma in caos.